possiamo dare uno sguardo anche ad alcuni dei precedenti, li abbiamo assemblati. Partiamo dalla stagione 1985-86, Serie B, allenatore Enrico Catuzzi, il primo gol del Pescara, il colpo di testa di De Rosa su angolo battuto da Giampiero Gasperini, il raddoppio dello stesso Giampiero Gasperini, una deviazione che mette fuori causa il portiere Pazzagli, il portiere del Perugia dell'epoca, Pazzagli che poi passerà al Milan. 1995-96, 2-2, era il Perugia di Galeone, di Allegri, di Rocco Pagano, Camplone, questo è il primo gol di Federico Giunti, un gran sinistro, nulla da fare per Morgan De Sanctis, l'esultanza della squadra umbra che poi vincerà il campionato di Serie B, il pareggio del Pescara da Gelsi a Palladini, il destro ravvicinato che infila il portiere del Perugia dell'epoca Braglia, l'esultanza di Ottavio Palladini quando aveva ancora i capelli, poi il raddoppio del Perugia con Marco Negri, un grande attaccante di quei tempi del Perugia, 1-2, il pareggio al 95esimo firmato da Giampaolo, assistito alla circostanza alla perfezione da Andrea Carnevale, 2-2. Passiamo alla stagione 97-98, sempre Serie B, vittoria del Perugia 2-1, il verdetto finale, Perugia che poi andrà in Serie A dopo lo spareggio col Torino a Reggio Emilia, in quel Perugia militava l'ex Gianluca Colonnello, va in vantaggio il Pescara con Zanutta, una traiettoria infida per il portiere del Perugia Pagotto, l'allenatore di quel Pescara era Adriano Buffoni, dunque il Pescara sblocca il punteggio al riposo con, vedete, anche Gianluca Colonnello con la maglia del Perugia, il pareggio di Milan Rapaic, un grandissimo giocatore, il croato in forza al Perugia, un gran sinistro, nulla da fare per il portiere Paolo Bordoni, e poi il raddoppio di Sandro Tovaglieri che era un ex, elude la marcatura di Davide Mezzanotti, gran destro, niente da fare anche in questo caso per il portiere del Pescara Paolo Bordoni. Qui lo show di Giampaolo, stagione 2004-2005, manda al bar, come si dice in gergo, Guglielmo Stendardo, il gol di croce, poi ci prova Di Francesco, Eusebio Di Francesco che militava nel Perugia, e qui c'è il raddoppio del Pescara, tunnel di Giampaolo, sempre su Guglielmo Stendardo, Daniele Russo, pennella su calcio di punizione alla sinistra di Mazzantini, 2-0, e poi il gol del 2-1, c'è un infortunio clamoroso del portiere del Pescara dell'epoca, Ivan, ne approfitta Ferreira Pinto, 2-1 il verdetto finale. Qui siamo nel 2015-2016, seconda giornata, il palo di Lapadula, il calcio di rigore che si procura Andrea Cocco, sul punto di battuta il Pescara vincerà 2-1 questo confronto, Ledian Memushai, destro a piazzare, molto freddo Memushai, il gol dell'1-0, nella ripresa Caprari subentra a Andrea Cocco e Caprari firmerà il raddoppio su splendida combinazione in contropiede con Gianluca Lapadula, un tocco e via, guardate che azione, si muove benissimo tra le linee Caprari, freddissimo, gelido davanti al portiere del Perugia, lo infila 2-0 il parziale, nel finale c'è l'esultanza un po' polemica di Caprari, tra l'altro questa fu la prima vittoria in quel campionato del Pescara che veniva dal 4-0 di Livorno nella giornata inaugurale, il 2-1 firmato al 91esimo da Di Carmine che riesce a piegare le mani di Aresti, Fiorillo era stato espulso nella prima giornata, dunque squalificato dal giudice sportivo, rivediamo l'azione del gol del 2-1, un gol inutile, prima vittoria di quel campionato del Pescara di Massimo Oddo.